Amici di Vado a Vivere in Sardegna, oggi ci troviamo a Tinnura. Prima di proseguire vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale di YouTube e di attivare la campanella per non perdere le nostre avventure. Sembri un bandito. Sì. Ragazzi, inizia così il nostro video oggi, purtroppo con le mascherine perché siamo in piena emergenza Covid. Io quindi... sto sorridendo, non si vede ma sto sorridendo. Io invece sono in modalità anonima. Ci troviamo vicino Bosa, in un piccolo paesino di circa 250 abitanti. Immaginate che è uno dei più piccoli in Sardegna. Dovete sapere che alcune zone della Sardegna hanno subito uno spopolamento importante e un paesino come questo rischiava di sparire dalle carte geografiche. Ma per fortuna le istituzioni hanno saputo valorizzare il territorio, coinvolgendo vari artisti sardi, tra cui pittori e scultori, che hanno dato forma e colori a questo piccolo borgo. Ed ecco il risultato. Le facciate delle case sono state le tele bianche dei pittori. Questi murales ritraggono momenti della vita rurale. Guardate anche il bel colore dei pavimenti, sono lastricati in trachite rossa, marmo bianco e basalto grigio. Che questa situazione è dell'assurdo perché ci si appannano gli occhiali mentre parliamo ed è veramente scomodo, quindi... E vabbè... E anche queste fontane sono frutto della creatività degli scultori. Questa zona è famosa per la Malvasia, che è un vino tra i più rinomati d'Italia. Purtroppo in questo periodo è difficile trovarlo. Questi praticamente siamo noi due tra 50 anni. No, pensavo fosse una donna. Ok. La nostra passeggiata continua e ci porterà a Flussio, infatti percorrendo la strada principale arriverete in quest'altro paesino. Ma adesso vi parliamo un po' del nostro pranzo. Ci siamo fermati da Marcos Pizza, in realtà eravamo convinti di mangiare la pizza a pranzo, invece ci ha sorpresi con delle tagliatelle con i gamberi e i funghi porcini spettacolari. E che ravioli, tu hai preso? I ravioli al ragù di cinghiale. Guardate, non vi posso proprio descrivere la bontà. E a concludere, cheesecake, la cheesecake con la fragola. Ci siamo spostati a Flussio. E mia moglie ha già il fiatone, come sempre. Abbiamo fatto un po' di strada, sì, insomma, 200 metri. Qui in primavera avviene la magia. Le donne del paese mettono ad essiccare le fibre di asfodello. Cosa fanno? Con le quali fanno i cestini, quelli belli che vedete nelle sagre. E da qui, come sapete, ci piace sempre raccontarvi qualche leggenda. Infatti fu proprio San Bartolomeo ad insegnare agli abitanti l'arte dell'intreccio di questi cesti. E la chiesetta che vediamo qui alle nostre spalle è dedicata a lui. Ci siamo tolti finalmente le mascherine, siamo in una zona dove possiamo stare senza le mascherine.
ci è piaciuto tantissimo questo posto. Infatti ci ha lasciati un po' a bocca aperta, non ce lo aspettavamo. Soprattutto non ci aspettavamo questo panorama. Ebbene sì, quello che vedete in fondo è il mare. Il nostro viaggio è in conclusione, quindi cogliamo l'occasione per salutare qualche nostro amico, tra cui Samuel Gallus, che ci supporta sempre, e Christian, Maura e il piccolo Andrea. Pertanto la nostra avventura a Tinnura finisce qui, vi lasciamo con le nostre spalle questo bellissimo murales. Se vi è piaciuto il video mettete un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale di YouTube. Ciao! Ciao.